Toglietemi una curiosità, perché vorrei capire se sono solo io a pensarla in questo modo. Poirot è belga, lo sappiamo, ma il suo accento è francese? O comunque è un franco-belga, giusto? La base è francese, sbaglio? Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Lorenzo e questa è la rubrica in cui vi parlo dei classici del genere giallo. Oggi vedremo insieme il secondo libro, secondo romanzo di Agatha Christie, Aiuto Poirot. O meglio, il secondo romanzo in cui è protagonista Hercule, Hercule Poirot, perché il suo secondo romanzo è Avversario Segreto, che lo lascerei stare. Come al solito andremo a vedere la scheda tecnica del romanzo, la trama, il caso che Poirot dovrà sbrogliare e ovviamente le mie impressioni al riguardo. Senza spoiler, ma all'interno del video vi ricordo che inserisco uno o più indizi, palesi o non palesi, che solo coloro che hanno già letto il libro potranno scovare. Perché? Perché è bello leggere storie poliziesche, ma ce ne sono talmente tante che è impossibile rileggerle tutte nella stessa vita. E quindi che facciamo? Quelle che non ci piacciono le lasciamo perdere e vi aiuto io qui. Io ho la memoria corta. E voi? L'edizione in mio possesso è edito Mondadori, ristampa del 2019, prezzo di copertina 11,50 € e lunghezza del romanzo 222 pagine. Il formato è tascabilissimo ed è più piccolo dei libri che hanno il contrassegno dei 100 anni, perché vi ricordo che quest'anno si celebrano i 100 anni dal primo libro, primo romanzo di Agatha Christie, Poirot a Stiles Court, e vi invito anche a vedere qui in alto la scheda riferita proprio a Stiles Court. Un bel romanzo e come esordio di Agatha è davvero impeccabile. Ma entriamo nel vivo, parliamo effettivamente di questo romanzo, il secondo, Aiuto Poirot. Diciamo che già dal titolo dovreste più o meno capire l'andazzo del romanzo. Promettete le vostre cellulite grigie. C'è qualcuno, infatti, che chiede disperatamente l'aiuto di Poirot e lo fa tramite una lettera. La vicenda è ambientata successivamente alla storia di Stiles Court e infatti troviamo Hastings e Poirot che sono intenti a chiacchierare tra di loro, un po' annoiati per la troppa monotonia delle loro vite. Ma qualcosa sta per cambiare. E infatti, tra le 20.000 bollette che ha in mano Poirot, c'è una lettera che viene dalla France! Dalla France! A scrivergli è Monsieur Renaud, che purtroppo è preoccupato per la sua incolumità. E che fai quando hai un sacco di soldi e sei preoccupato per la tua vita? Chiami il detective più bravo al mondo. In questo caso, ops, Poirot, 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 Poirot. Quindi l'eccitazione è alle stelle, non solo quella di Poirot che è un nanetto saltellante, ma anche quella di Arthur. Insieme, infatti, si dirigono subito in Francia, ma siccome siamo comunque agli inizi del 1900, per arrivare in Francia dall'Inghilterra ci si impiega un po', qualche giorno. E all'arrivo, purtroppo, Messer Renaud ci ha lasciati. Il suo corpo è stato ritrovato in una fossa dentro un campo da golf in costruzione. Addosso solo un vestito, una vestaglia da notte e nella schiena un coltello conficcato. Poirot stavolta non può fare niente se non risolvere il caso, è arrivato troppo tardi. Messer Renaud è morto e si sente anche un po' in colpa. In colpa? Diciamoci la verità, non è colpa sua. Colpa dei trasporti. E Poirot con i trasporti non ha un bel rapporto, vi ricordo. Ma proprio la sera prima dell'arrivo di Poirot, nella villa Renaud entrano due ladri mascherati dall'accento straniero, che legano la moglie di Renaud e uccidono il povero Renaud. Ma Poirot, no, Poirot non ci casca. C'è qualcosa che non quadra. La storia che viene raccontata da Madame Renaud ha qualcosa di strano, l'ha già sentita prima. Proprio nell'interrogare gli abitanti di questa casa, quindi i domestici, la moglie e il figlio di Renaud, e anche gli abitanti della villa confinante, la villa non ricordo assolutamente come si chiama, Martha e Madame Jobril, spero di averlo pronunciato correttamente, ma non penso. Che succede? Succede che Poirot ha un barlume, una reminiscenza di questa storia. L'ha già letta! A completare il tutto, l'incompetenza della polizia francese, incarnata in Giraud, come si pronuncia?
Riuscirà Poirot ad arrestare il o i colpevoli prima della Francia? Lo so, avete gli occhi inquieti. Pensate che Poirot possa deludervi. Ma tranquilli, fidatevi di zio Poirot. Non fate come Arthur, mi raccomando. Ah! Finita la trama, iniziamo a parlare di quello che mi è piaciuto. Mi rilasso un attimo, gentilmente. A me piace il modo di scrivere di Agatha Christie perché, come dire, ad un certo punto arrivi a capire tutto, ma poi ti accorgi che non c'hai capito un cazzo. E quindi è bello andare a vedere, a ipotizzare, no? Determinate situazioni e Poirot te la ribalta. Poirot. Agatha te la ribalta. Facciamo l'esempio pratico. Prendiamo il libro in mano. Mi sono segnato il peso. Per esempio, a un certo punto si fa riferimento, proprio all'inizio del libro, agli acrobati. E quindi quando si parla di alberi, finestra aperta in villa, no? Impronte non lasciate, il riferimento agli acrobati ti viene per forza, perché li hai appena letti. Quindi dici, ah, ma allora sono entrati dalla finestra, questi ladri mascherati. E invece la soluzione è più semplice, quella che effettivamente è. Quindi quello che fa Agatha è insinuare nella tua testa degli elementi, farti utilizzare fin troppo le cellulline grigie per poi spiazzarti con la soluzione più semplice, perché poi è quella che non pensiamo mai, perché dici no, ma non è possibile, ma dai, giusto. Parliamo un attimo dell'intreccio narrativo del romanzo. Devo dire che mi è piaciuto molto perché si ricollega a una storia passata, quindi viene utilizzato questo escamotage per far sì che Poirot sia già al corrente di determinati fattori, mentre noi lettori e Arthur ovviamente non sappiamo niente. Poi ovviamente Arthur, come al solito, incarna il lettore e quindi tartasserà Poirot di domande e arriveremo a mettere qualche pezzo in più nel puzzle, ma non riusciremo mai effettivamente a capirci niente. Almeno io non ci sono arrivato, quindi ditemi se voi ci siete arrivati, eh. Tra le altre cose che mi sono piaciute tantissime in questo libro è il rapporto che si va a creare tra Poirot e Giraud, il detective francese. Perché per me c'è proprio del dissing tra i due, si punzecchiano a vicenda, si fanno delle battutine, sono più bravo io, no? Sono più bravo io! E c'è Arthur che fa da bandiera. Ogni tanto va di qua, ogni tanto va di là, non si capisce, Arthur è sempre ingenuo, però va bene. Ma il pezzo più bello di questo dissing è alla fine, quando, siccome Giraud viene chiamato il segugio umano, io, sì, perché parlo con questo accento francese? Siccome Giraud viene chiamato il segugio umano, c'è Poirot che compra una statuetta di un cane e la mette sul caminetto per ricordarsi di Giraud. E il culmine, secondo me, per quanto poteva farsi ovviamente all'epoca, però un po' di dissing, dai, è carino secondo me. Giraud incarna il poliziotto modello, diciamo, quello del nuovo secolo, l'investigatore che è più concentrato sugli indizi, sulle prove, che cerca di creare la propria tesi sulla base di prove e non sulla base delle persone. E diciamo che è il tipo di investigatore che si ferma alla prima supposizione. Se c'è qualcosa che non quadra, per lui è quella comunque. Più o meno ci sta come ipotesi, va bene, è così, va bene. Mentre Poirot sa che se c'è qualcosa che non quadra, bisogna indagare ancora per capire, per mettere i tasselli al posto giusto. Perché anche una virgola nel posto sbagliato può far arrestare un innocente, come ipoteticamente potrebbe succedere in questo caso. Parliamo un attimo dei personaggi. Su Poirot vorrei evitare di spenderci troppe parole perché è il solito Poirot, quindi il pignolo investigatore, osservatore, ma anche sensibile investigatore, perché ci tiene alle persone, ed anche ad Arthur, riesce a leggere le persone, il cuore umano lo riesce a leggere perfettamente, infatti poi è colui che è l'investigatore che va a vedere i dettagli più inutili, che poi sono quelli che fanno risolvere il caso. Ci piace per questo, però. Ma non posso non parlare ancora una volta di Hastings. Arthur che appena vede una donna, non lo so, le celluline grigie non ragionano più, si butta a capofitto su questa donna, deve far vedere che è l'alfa.
E niente, e non riesce a non dichiararsi. Io non ne posso più di vederlo. Perché? Io voglio capire perché. Perché Arthur è così? Cioè, non è normale. Vabbè, mannaggia d'Agata. E mannaggia d'Agata anche perché, per noi italiani, non è proprio un bello spettacolo in questo libro. Cioè, non facciamo una bella figura in questo libro. Perché c'è un personaggio, che è poi la donna di cui si innamora Arthur, che ha sangue italiano nelle vene. E quindi è un po' poco di buono. Così almeno la descrive Arthur. Cioè, Arthur. Così la descrive Agatha facendo parlare Arthur, che fa parlare il personaggio, che non mi ricordo assolutamente come si chiama. Ah, giustamente, no, non ve lo dico. Diciamo, la chiamiamo Cenerentola proprio come nel libro. Sì, diciamo che è un'incognita questo nome. Vi lascio questa sorpresa. Poi, sempre Arthur non riesce a non cadere, diciamo, in tentazione anche con il lavoro di Poirot. Vuole sapere per filo e per segno quello che fa Poirot e soprattutto vuole cercare di dargli una svegliata, non capendo che quello che sta dormendo è lui. Perché diciamo che paragona spesso nel romanzo il lavoro di Poirot con quello di Giraud, preferendo di gran lunga quello di Giraud perché si concentra sulle prove, quelle evidenti, no? Le cicche di sigarette, le impronte. Poi però si ricrede. Vi consiglio caldamente di leggere anche questo libro perché è una buona continuazione della serie di Poirot. Agatha va sempre a migliorare nel corso del tempo. E se non fosse così non la definiremo la reginetta la regina del giallo, perché è reginetta. Direi quindi di concludere qui questo video. Se vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo, iscrivetevi al canale, senza obbligo, tranquilli. E ovviamente, se avete trovato l'indizio nascosto all'interno del video, che rivela il colpevole o i colpevoli, scrivetemelo qui nei commenti con il contrassegno spoiler. Potete anche fare ipotesi, tranquilli, tanto non vi dirò mai niente, perché e niente, sono pubblici, quindi potrebbero leggerlo e non mi piace rovinarvi le sorprese. Quindi noi ci vediamo al prossimo video con un nuovo mistero. Ciao! No, il video è già finito! Ma invece di chiudere per andare a vedere una puntata di Jessica Fletcher, potresti iscriverti al canale e poi cliccare su una di queste miniature. Magari riesci a trovare il giallo che fa per te!